pomeriggio 5, Marco Della Noce, il dramma del comico di Zelig. Marco Della Noce di Zelig a pomeriggio 5 racconta il suo dramma. Marco Della Noce di Zelig è caduto in disgrazia. Infatti, l'uomo ha fatto sapere al quotidiano Il Giorno di non avere più soldi e di vivere in un'automobile. Motivo per cui Barbara D'Urso si è subito interessata a questa vicenda, volendo parlare con il comico a pomeriggio 5. E in questa occasione, Marco, visibilmente affranto, ha spiegato la sua difficile situazione, dichiarando: ho avuto diverse problematiche e dovevo dare quasi 2000 euro alla mia ex moglie come mantenimento dopo la separazione, ma non ce l'ho fatta e per questo mi hanno pignorato tutto e è un anno e mezzo che non lavoro e… Parole che hanno lasciato di stucco la popolare conduttrice del rotocalco pomeridiano di Canale 5. Tuttavia, Marco Della Noce ha comunque dichiarato che grazie all'aiuto di alcuni volontari, ha dormito gli ultimi giorni in un ostello. E sempre queste persone caritatevoli pare gli abbiano trovato anche una casa. Pomeriggio 5, il racconto shock di Marco Della Noce di Zelig. L'intervista rilasciata al quotidiano Il Giorno dal famoso comico Marco Della Noce ha lasciato tutti veramente basiti. Infatti, l'uomo ha rivelato di dormire da tempo in macchina perché, dopo la fine del suo matrimonio, non è più riuscito a pagare gli alimenti alla moglie e ai due figli. Motivo per cui gli è stato pignorato tutto, oltre ad essere stato anche sfrattato. Ma i problemi non sono finiti qua perché da oltre un anno non è stato più chiamato da nessuno per lavorare, asserendo al quotidiano Il Giorno. I giudici mi hanno segato il futuro lavorativo. Non potendo lavorare non posso neppure fare fronte alle richieste di mia moglie alla quale avevo chiesto anche di rivedere il mantenimento visto le condizioni in cui mi trovavo. Una situazione che ha lasciato di stucco moltissimi telespettatori, ma anche Barbara D'Urso, la quale ha voluto intervistarlo proprio poco fa a pomeriggio 5 per capirne di più sulla sua condizione. Una condizione che comunque pare andare migliorando visto che negli ultimi giorni è stato aiutato da alcune persone caritatevoli, le quali gli hanno pagato un paio di giorni in un ostello. Ma le buone notizie per il comico di Zelig non sono finite qua perché proprio Dalla D'Urso ha anche rivelato che sempre queste persone avrebbero trovato una casa in cui potrà andare a vivere presto. Insomma, nonostante le tante difficoltà affrontate in quest'ultimo periodo da Marco Della Noce, sembra che grazie alla solidarietà di alcuni volontari le sue circostanze stiano lentamente migliorando. E nella speranza che presto ritorni anche a lavorare stabilmente, non resta che fargli un grosso in bocca al lupo.